Ecco, il mio impegno è che questa legislatura e questo governo, grazie alla Lega, dopo 30 anni di battaglie, siano la legislatura e il governo che offrono alla Lombardia e a tutta l'Italia il diritto all'autonomia, che è un diritto sacrosanto dei popoli nel mondo. Il diritto all'autogoverno e all'autonomia. Ci abbiamo provato anche negli ultimi anni, però parlare di autonomia con i 5 Stelle e col PD volevo vedere voi, era difficile parlare di autonomia con Di Maio. Adesso andrà a rappresentare forse l'Italia nel Golfo. Vabbè, non a nome mio e non a nome vostro e non a nome del governo attualmente in carica, eventualmente fosse. Comunque, e io penso che un ministro bergamasco, lo dicevo ieri, penso che abbia fatto più Roberto Calderoli per l'autonomia e i diritti degli italiani in un mese che qualcun altro in diversi anni passati. Noi siamo qui per stare 5 anni, non siamo qui per stare un po' di tempo. Avviso ai giornalisti che ogni giorno si esercitano nel tentativo a dividere la maggioranza: con Giorgia e con Silvio noi governeremo d'amore e d'accordo per i prossimi 5 anni, non un minuto di meno. Si mettano l'anima in pace Letta, Renzi, Calenda e compagnia. Sicuramente una manovra economica complicata, perché le bollette della luce e del gas sono in casa vostra come sono in casa mia, come sono in tutti i negozi e tutte le aziende, quindi è giusto che almeno 20 miliardi vadano in bollette di luce e gas, altrimenti la gente non ce la fa più. Però come Lega sono contento di quello che sta uscendo in questa manovra, perché i primi passi sui nostri impegni, sui vostri impegni in campagna elettorale, è stata una campagna elettorale complicata, Siamo entrati nel governo Draghi da primo partito, siamo usciti dal governo Draghi con qualche difficoltà, ma il mio obiettivo non è recuperare qualche punto percentuale come stiamo facendo. Un giornalista stamattina mi ha chiesto: Salvini è contento perché siete tornati sopra il 10%? Primo, a me adesso dei sondaggi interessa men che zero. Secondo, l'obiettivo è alla fine di questi 5 anni arrivare con un'Italia più forte, con l'autonomia realizzata e con la Lega non cresciuta nei sondaggi, con la Lega che torna a essere quello che merita di essere, primo partito di questo Paese, semplicemente questo, quindi non qualche punto in più. Ne parlavamo ieri con Roberto Calderoli, una delle sciocchezze di Renzi e del governo Renzi, che per far finta di risparmiare ha raso al suolo le province servono per far da tramite fra i piccoli comuni e la regione, vanno elette dai cittadini, bisogna reinsediare i presidenti di provincia, gli assessori provinciali e i consiglieri provinciali eletti direttamente dai cittadini. Come i cittadini avranno il diritto e dovere di eleggere il Presidente della Repubblica se approveremo la riforma presidenziale, che non è alternativa all'autonomia, sono due binari paralleli. Se alla fine di questi 5 anni avremo una Repubblica federale e presidenziale, avremo fatto il nostro lavoro. Grazie alla Lega, un'Italia federale e presidenziale. E l'abbraccio a Umberto Bossi da Treviglio arriva fino all'ospedale di Varese, visto che di battaglie ne ha vinte tante, vincerà sicuramente anche questa, perché se siamo qua questa domenica mattina è perché qualcuno è partito tanti e tanti anni fa.